Ciao, questo è un nuovo video che è il primo che faccio di questo tipo che volevo dedicare, proprio fare un video dedicato a un film che sono andato a vedere venerdì 31 che si chiama Pantafa, che è questo qua scritto in questa maniera qua, Pantafa, che questo film è un film italiano che come cast c'è questa... Il cast, proprio gli attori che ci sono in questo film, c'è questa Casia Smugnac, Francesco Colecca, Mario Sgueglia e la bambina che si chiama Greta Santi e Giuseppe Cederna, che la trama di questo film è che a me piacciono più che altro gli horror, che la trama di questo qua è un po' thriller horror, che parla di una mamma e figlia, che la mamma si chiama Marta, con la figlia Nina, che si trasferiscono proprio a Malanotte, dove c'è questo antico borgo di Buonanotte a Montebello del Sagro, in provincia di Chieti, che si trasferiscono che la mamma Marta si voleva tipo trasferire per fargli cambiare un po' aria alla bambina, perché la bambina soffriva di magari soffriva di paralisi, magari nel sonno, disturbi così del sonno, e si trasferisce che si trasferiscono a Malanotte, che appena sono arrivati lì, che questo Malanotte è proprio un paesino tipo di montagna in provincia di Chieti, che però già dal momento che arrivano lì questa bambina Nina, come si dice, peggiora ancora di più, perché durante il sonno ha sempre queste paralisi, e in questo paese, appena arriva lì, scopre subito che i bambini, in teoria, proprio in quel paese lì, hanno il divieto proprio di uscire, perché c'è questa pantafa. Dopo nel film, essendo magari in provincia di Chieti, si mettono magari anche a parlare, magari per tutto il film, in dialetto, magari nel dialetto loro, che in questo paese qua c'è questa figura. C'è questa figura spettrale, che prende di mira questa Nina, che durante la notte ha queste paralisi, che gli racconta proprio subito alla mamma, che queste paralisi, che magari che gli sono peggiorate, come se gli si, si, come se gli qualcuno si sedette sul petto, e ha questo respiro un po' che fa fatica a respirare, e niente, che alla fine la trama di questo film qua, su questa pantafa, magari nel loro dialetto, magari si pronuncia magari anche diversamente, però proprio il nome del film si chiama Pantafa, che
che questa creatura spettrale che vuole che si vuole impadronire dei bambini che ci sono lì, che anche la specie la babysitter che trova proprio in quel paese, questa mamma Marta, cerca fin da subito di proteggere questa Nina facendogli fare magari specie di riti per tenere lontana questa pantafa, che questa pantafa, come si dice, che a questo diceva sempre che visto che non ha potuto avere figli, lei non ce li deve avere, non ce li devono avere nemmeno gli altri. E niente, che anche in questo paese una volta all'anno c'è anche questo, una specie di festa una volta all'anno. Che proprio nel film come si dice che sta mamma Marta quando non vede più la figlia si spaventa anche e niente che alla fine il film parla di questa creatura spettrale proprio si chiama Pantafa che si vuole impadronire dei bambini. Che gli fa venire magari questi incubi anche nel sonno, che quando gli vengono questi incubi, il bambino sente come se qualcuno gli siede sul petto e gli fa fatica magari che gli immobilizza un po' magari il respiro. Che anche i bambini una sera sono riusciti, i pochi bambini di quel paesino si erano pure anche, come si dice, riuniti assieme a Nina e l'hanno portata proprio al cimitero sulla tomba di questa pantafa per fargli capire magari chi era questa creatura spettrale così, no? Che alla fine questa pantafa, anche se stava cercando di prendersi questa bambina Nina, poi alla fine non è tipo riuscita a prenderla. Che alla fine la trama di questo film era questa qua. Che come anche se è stato magari come un film anche se è stato uno dei pochi film magari horror, questo qua era thriller horror che ho visto, pochi film horror che ho visto italiani, forse il primo mi sembra, poi come questa pantafa qua come si dice è stato anche bello che nell'ultima parte che c'erano questa festa con proprio le tradizioni di quel paese lì che proprio quando sono riusciti a far andare via questa pantafa per non fargli prendere questa bambina Nina, che alla fine come film, come era fatto, ho visto che era molto era stato bello, tranne magari il primo quarto d'ora che è il tempo che ha preso piede magari la trama, però alla fine come film è stato bello. E niente, che volevo provare a fare questo video sui film. E niente, magari ci vediamo magari al prossimo video con i miei soliti magari manga o fumetti che andrò sicuramente a comprare nei prossimi magari giorni. Per
adesso vi saluto e ci vediamo magari al prossimo video. Ciao.